Amici, buongiorno nuovamente, ben ritrovati dopo i vari impegni impiegatizi lavorativi. Vabbè, così qualche commissione mattutina. Questa sera ci siamo, c'è il rilancio, la ripartenza di NXT Gran Bretagna, o come volete, NXT United Kingdom. Innanzitutto bisogna dire che sicuramente sarà una bella puntata di ripresa dello show, senza escludere questa Heritage Cup, questa innovazione che è stata pensata sicuramente nel periodo lockdown, per ripartire. Questo torneo ad otto in cui al momento credo che siano i partecipanti c'è Flash Morgan Webster, Noam Dar, Alexander Wolf, A-Kid, The Bomber, Dave Massive, Trent Seven e Joseph Connors. Sapete ovviamente che NXT Gran Bretagna, come vi ho detto qualche altra volta, va in onda sul WWE Network ad un orario abbastanza comodo anche per noi italiani, credo intorno alle ore 21 italiane, che poi in Inghilterra sono le 8, le 20. Quindi, piano piano, poi insomma, capiremo se siamo alla metà di settembre passata, oggi è 17, diciamo che se ci hanno lavorato un po' su potrebbe anche arrivare un takeover entro la fine dell'anno, ce lo auguriamo, anche perché abbiamo voglia di rivedere comunque il grande Valterone, massimo campione di NXT Gran Bretagna, quindi sintonizziamoci tutti sul WWE Network, ma insomma, poi vi ho detto stasera anche la diretta di Michele Boss e Luca Franchini sul canale del bardo Michele Boss, perché se già 20 anni di telecronache WWE in italiano del duo Premete Aditya, Franchini e Boss, Aka Ayosha, c'è il Milan, vabbè, quali poi sono gusti di tifosi, vabbè, io che sono milanista. Comunque, ripartenza di NXT Gran Bretagna, questo torneo ad hoc, che ora non so bene, ma forse ho un trofeo, una cintura, comunque qualcosa vada. Bene, grazie, non so se esce qualche altro video su qualche altra cosa, vediamo. Alla prossima, ciao!